In un solo colpo la centrale del latte McDonald's ritrova la vittoria e il primo posto in classifica. Il netto successo per 3-0 ottenuto al Palace San Filippo ai danni del Montecchio Maggiore relega la squadra allenata da Roberto Zambonardi in testa alla graduatoria di Serie 2 con 10 punti al pari solo di Mondovì. Pomeriggio stellato quello bresciano contraddistinto da una prestazione sontuosa di Alberto Cisolla e Fabio Bisi, uno stato di forma mentale e fisico straripante dei due giocatori trascina il gruppo di Roberto Zambonardi alla vittoria. Alberto Cisolla fondamentale nel mettere a terra i punti salienti della sfida, 10 quelli messi a referto al termine del match, 6 in più quelli invece segnati da Fabio Bisi, autentico mattatore della partita. Ma è tutta la squadra a piacere brillare di luce propria grazie ad un gioco efficace in attacco e una difesa che non lascia il minimo spazio agli errori. Centrale del latte a dominare la scena vincendo tutti e tre i set giocati e disputati dopo la fermazione. Per 25-18 del primo sono arrivati i sigilli del 25-18 del secondo e il 25-19 del terzo. Oltre a Cisolla e Bisi, bene anche Tartaglione ed Esposito con 9 e 7 punti ciascuno. Guardando tutti dall'alto verso il basso, la centrale del latte McDonald's si gode il momento nella speranza che questo sogno di guidare la classifica della Serie A2 maschile possa durare il più lungo possibile.